Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Simeone parlò a Maria sua madre, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Lo cullò Betlemme, insieme fuggirono in Egitto, decenni di intimità familiare, di preghiera e lavoro a Nazareth. Lei e Giuseppe formarono Gesù nella fede del suo popolo. Dopo di lui si trasformò nel maestro e lei nella prima discepola. La sua profonda vocazione fu di essere, a nome di tutti i redenti, compagna e collaboratrice del Redentore. Mai una madre dette tanto a suo figlio. Ora, quando gli apostoli fuggono, ella non può mancare a questo appuntamento. Maria è la fedelissima di Cristo. Egli la guarda dalla sua totale povertà. Il re è sottomesso come uno schiavo, gli hanno tolto tutto, hanno piagato il suo corpo, è l'immagine di un mendicante torturato. Lei lo conforta con la indicibile tenerezza dei suoi occhi pacificatori. O Maria, prendici per mano perché non fuggiamo dal Cristo spogliato e perché lo accompagniamo nella sua opera redentrice. Contemploriamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. O Maria Santissima, insegnaci a scoprire sempre in ogni povero e debole il volto martoriato di Gesù e a servirlo con la tua stessa materna sollecitudine. Contemploriamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Santa Madre, che voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il fiore dentro gli inferni del cuore è questo pane che tu ci dai. E nel cielo profondo, dentro le notti del mondo, questo vino tu ci dai. Io lo so che tu spieghi la mia morte, io lo so che tu avvi il mio buio nell'attesa del giorno che verrà. Resto con te, tu sei di te, di stellata immensità, e sei tu il futuro che verrà, sei l'amore che muove ogni morte. Resto con te. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. I primi cristiani tennero viva la memoria di questo Simone di Cirene. Egli ricevette la grazia di dare sollievo a Gesù nel momento della sua debolezza. Condivise con lui il peso del legno del sacrificio. Ascoltò da vicino il penoso affanno di Cristo già così dissanguato. Uniti, continuarono la salita. All'inizio lo avevano obbligato a questo compito. Gradualmente giunse ad intuire che questo Cristo non era un criminale e che da lui si irradiava un misterioso splendore divino. Noi molto spesso soccorriamo di mala voglia qualcuno che soffre, ma se scoprissimo che in verità quel prossimo è Cristo, potremmo caricarci della croce del fratello con gioia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Tu vedi, o Padre, in ogni sofferente tuo figlio sul Calvario. Abbi compassione di noi quando siamo deboli nell'ora della prova. Dacci forza sulla strada della tua casa. Ascoltaci, o Signore. Padre della misericordia, concedici di vivere la nostra vocazione cristiana come Cirenei, per consolare in ogni fratello il tuo figlio Gesù. Ascoltaci, o Signore. Misere nostri, Domine, misere nostri, Santa Madre e voi fate, che del Signore siano impresse nel mio cuore. Assetato da acque ombra, tutto insieme a te grido, il tuo volto noi cerchiamo, camminando sulla terra, ogni uomo che incontriamo, io me ne vedo. Stazione. Una donna di nome Veronica asciuga il volto del Signore. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, con la tua santa croce hai redento il mondo. Perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Maestro, io ti seguirò dovunque andrai. Veronica audacemente segue Gesù martire. Ella è un'immagine viva della Chiesa sposa del Signore. Ella rappresenta la Chiesa madre, che mai dimentica i perseguitati, il suo grande tesoro sulla terra. Se i cristiani sono fedeli a Gesù, sempre proveranno il rifiuto del mondo, poiché non sono del mondo, e il discepolo non è da più del Maestro. Le Veroniche di oggi sono le consacrate, sono le donne coraggiose, sono tutti cristiani che rischiano
per dare sollievo a Cristo che soffre nei perseguitati. Il premio a questo amore intrepido di Veronica è il volto, impresso col sangue divino, nel velo e nell'anima. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, conserva in noi la memoria riconoscente dei tuoi martiri e che la tua mano trafitta sostenga coloro che oggi sono nelle carceri o sono torturati per amore del tuo nome. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Gesù martire, dacci la forza per vincere la viltà del rispetto umano e dare la tua testimonianza nel mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Miserere nostri Domine, miserere nostri, Santa Madre de voi fate, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.